Buongiorno fratelli e sorelle granate. Apriamo questo nuovo canale YouTube. Ovviamente si parlerà di toro. C'ho anche il mio toro dietro. È un'idea del fratello Samuele. Mi ha detto se potevo fare un piccolo video iniziale per parlare del toro, del calciomercato che c'è giustamente in fibrillazione in questo momento. Cosa dire? È arrivato Giampaolo. Giampaolo non mi esalta, sono onesto, non mi esalta. Non ha fatto benissimo da nessuna parte. Ha fatto benino a Siena, dove comunque ha fatto un buon calcio. A Genova mi sembra stato 3 anni. Ha fatto il compitino. È arrivato nono, decimo. La squadra giocava anche abbastanza bene, per carità. Ha fallito a Milano, ma non solo per colpa sua, secondo me, anche per colpa della società. È un attore che, diciamo, è molto teorico. Non lo vedo da toro per motivi caratteriali. Noi vogliamo sempre allenatori con della garra, con della forza, con della grinta, un po', diciamo, a Ringhio Gattuso, no? O la Carletto Mazzone, che a me piaceva Carlo. Vediamo, una nota positiva sicuramente è che torneremo a giocare a 4 dopo anni di difesa 3, sia con il nostro Giampiero Ventura che con Mazzarri che con Longo nelle ultime partite. Qui si torna a 4. Ci sarà una piccola rivoluzione, non credo una grandissima rivoluzione conoscendo il nostro presidente, è vero Samuele? Quindi la rivoluzione ci sarà, ma credo in un settore, nel centrocampo. Perché lui vuole giocatori tecnici. In difesa, in base alle partenze, acquisteremo. Quindi per adesso abbiamo preso Rodriguez, che comunque è un buon acquisto a 3 milioni, secondo me. È un giocatore che fino a 3 anni fa era uno dei migliori terzini in Europa. E poi ha fatto dei campionati onesti a Milano, alla fine. Ha un ottimo piede, sa crossare, sa tirare punizioni. Secondo me può fare bene a Torino. Adesso se partiranno Izzo, Nkulu e Lianco, ovviamente i centrali dovranno comprarli. Se riusciremo sicuramente a vendere Izzo andrà via. Lianco ha delle offerte, credo lo Sporting Lisbona, dal Bologna, vediamo, Cairo vuole troppi soldi, quindi saranno molto lente. Vendere sarà più difficile che comprare, quello è sicuro. Centrocampo invece ci sarà una rivoluzione veramente grossa perché c'è bisogno di qualità che non c'è in questo Toro. Quindi dalle ultime voci dicono dovrebbe arrivare Biglia come regista, quindi nel rombo di Giampaolo giocherà come perno vertice basso, giocatore di una grandissima qualità, è indiscutibile, non so quante presenze nazionali in Argentina, ha giocato nella Lazio, ha giocato nel Milan, quindi un gran bel giocatore, l'unico problema è bisogna vedere la tenuta fisica a 34 anni, se sta bene. Fare il salto di qualità al centrocampo, di questo sono convinto. Linetti dovrebbe arrivare anche lui in settimana. Secondo me, capitano futuro a Genova. Quindi, essere capitano alla Sampdoria non è mai facile. A me sembra un ottimo prospetto. 25 anni, nazionale polacco, gran bel giocatore. Una bella mezzala. Sa fare assist, sa entrare in area, sa inserirsi, sa fare gol. È un centrocampista attuale che a noi manca da parecchio. Quindi, Biglia, Linetti e X. Perché secondo me deve arrivare un altro. Potrebbe essere Krunic. E il vertice alto sarà sicuramente Simone Verdi. Poi Belotti confermatissimo. E a fianco a lui vedremo. Vedremo. C'è Zaza. Secondo me arriverà un giocatore più brevilineo che affiancherà Zaza e Belotti. E Zaza sarà l'alternativa. Io la vedo così. Vediamo. È tutto in alto mare come al solito con Cairo. Però le prospettive non sono così malvagie secondo me. Vi saluto e alla prossima, ragazzi. Forza Toro sempre. Ciao.